Mi fa piacere essere con l'onorevole Alfonso Pecoraro Scanio, ci siamo visti già qualche mese fa, insieme progettammo di organizzare all'ONU, al Palazzo di Vetro, in occasione o vicino alla Giornata Mondiale dell'Ambiente che si celebra oggi, 5 giugno, una mostra sulle bellezze dell'Italia, ma soprattutto sulla biodiversità dell'Italia. Ricordo che mi aveva detto che l'Italia è il paese europeo che ha la maggiore biodiversità. Cominciamo dalle Alpi, passiamo poi alle Appennini, le pianure e poi arriviamo fino al sud dell'Italia dove c'è un clima ovviamente molto diverso. Questa è una forza dell'Italia che vogliamo far vedere alle Nazioni Unite per far capire quanto l'Italia è attenta ai temi della protezione ambientale, quanto noi possiamo dare un contributo perché tutti i giorni dobbiamo occuparci del nostro patrimonio, bellissimo patrimonio naturale, italiano. Io ringrazio molto l'ambasciatore perché credo che è stato un elemento di grande importanza riuscire a realizzare in una sede che è quella delle Nazioni Unite la premiere, diciamo, della mostra di Obiettivo Terra, che è appunto questo concorso fotografico sui parchi italiani che è diventato uno dei più importanti d'Italia e soprattutto perché, come giustamente diceva l'ambasciatore, l'Italia è conosciuta nel mondo per il patrimonio culturale, è conosciuta nel mondo per la grande ricchezza della gastronomia, per la creatività, la moda, il design, ma molte volte dimentichiamo che l'Italia è il paese che in Europa è quello che ha la maggiore biodiversità, le bellezze naturali e che nel mondo è anche conosciuta per le bellezze naturali, però a volte non ci soffermiamo. Quando pensiamo alle Alpi, basti pensare che i simboli di alcune grandi case cinematografiche americane prendono il Moncenisio, che è una montagna delle Alpi, come simbolo ufficiale, che tra i vulcani più famosi del mondo c'è il Vesuvio, che tra le isole più famose del mondo c'è Capri, e tutte queste sono bellezze naturali. Quindi l'Italia è ricchissima di bellezze naturali, ma noi a volte abbiamo poca consapevolezza che siamo non solo il paese della pizza e della pasta, il paese di Pompei e dei beni culturali, ma siamo anche il paese della natura. Quindi è bello farlo vedere nella sede delle Nazioni Unite, lanciarlo in occasione della giornata dell'ambiente e soprattutto sapendo che le Nazioni Unite, quando faranno una serie di conferenze e convegni, le stanno facendo molti sulla sostenibilità ambientale. Quindi l'ambiente è un tema centrale. Centrale. È una risorsa quella italiana, quindi che va valorizzata e promossa. Ed è quello che faremo assieme a voi martedì al Palazzo di Vetro. Perfetto.